Tutto pronto per la seconda diretta televisiva del Carnevale di Agropoli, 48esima edizione, in onda su Cilento Channel questo pomeriggio alle ore 15 sul canale 636 del Digitale Terrestre e su Facebook. Grazie ancora una volta agli sponsor dell'emittente televisiva cilentana, che hanno voluto fortemente l'iniziativa, sarà possibile seguire la sfilata da casa e su internet. Si tratta della BCC Buccino Comuni Cilentani, Tre Conchiglie, Agropoli Rent, M Greco, Focus Point, Centro Medico Santi Pietro e Paolo, MDC, Caldo Pellet, Elysium e Villa Trentova. Grazie a questi imprenditori, la regia mobile di Cilento Channel, organizzata dal regista Andre Giaccio, si collegherà in diretta TV sul canale digitale terrestre 636 e sulla pagina Facebook Cilento Channel questo pomeriggio alle ore 15 per dare la possibilità a Gianni Petrizzo e Raffaella Giaccio di raccontare la sfilata dall'inizio fino alla fine, che partirà dal Lungomare San Marco per un totale di 10 ore di diretta televisiva. Dalle strade cittadine interessate dalle sfilate, la regia mobile realizzerà immagini e interviste ai protagonisti del Carnevale, ma anche ai cittadini e turisti che giungeranno ad Agropoli. Inoltre gli operatori Gerigiaccio, Ciro Rusciano e Giovanni D'Agosto, con altrettante telecamere mobili, saranno in grado di collegarsi in diretta da diverse zone della città per rendere ancora più dinamica e variegata la produzione televisiva. Saranno previsti collegamenti in diretta anche con il Carnevale intercomunale di Alfano, Laurito, Montano Antiglia e Rofrano, grazie alla collaborazione del corrispondente per il Cilento interno Daniele Romualdi. Lo staff di Cilento Channel ringrazia inoltre Mario Picariello, presidente dell'Associazione Il Carro, Carmine Di Biasi, comandante della Polizia Municipale di Agropoli, Francesco Manna, comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, il gruppo di protezione civile della città di Agropoli e il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, per aver collaborato all'iniziativa.